quattro giurisdizioni interessanti dove trasferirsi ai tempi del Covid, rimanendo in Europa e senza valicare gli oceani. Quindi oggi parleremo di quattro giurisdizioni particolarmente interessanti, i cui regimi agevolativi nascono per i cosiddetti high net worth individuals, quindi fondamentalmente per chi ha già un po' di soldi nel proprio patrimonio, ma che in realtà nascono numerosi vantaggi anche per chi parte da zero, per chi ha intenzione di diventare ricco e ancora non lo è. Ricco chiaramente nel termine volgare del termine, perché è tutto estremamente relativo. Quali sono queste quattro giurisdizioni, se possono fare al caso tuo, lo scopriremo al di là della sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela e come sai sono sul canale di Tax Planning Internazionale. Ti invito a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato e soprattutto a mettermi un like. La mia nuova sfida di questi ultimi video è quello di poter mantenere il tuo like fino alla fine del video, quando ti svelerò l'ultima delle giurisdizioni interessate e se nel qual caso non avrò soddisfatto la tua curiosità con la qualità dei miei video, allora sei autorizzato a mettere dislike, ok? Ma partiamo immediatamente. Allora, prima di tutto, per capire se una giurisdizione fa al caso nostro oppure no, dobbiamo capire qual è la tipologia di reddito per la quale cerchiamo di ottenere un'esenzione o di una detassazione o di una tassazione inferiore. Quindi dobbiamo capire se i nostri sono passive income, banalmente, volgarmente, da dividendi, interessi e royalty, se i nostri sono active income, come per esempio il reddito da lavoro dipendente, eventuali stock option che la nostra azienda volesse erogarci, o bonus, fringe benefit di qualsiasi tipo, o se abbiamo dei capital asset, per intendere tutto quello che possiamo lasciare in eredità e in successione ai nostri cari, piuttosto che immovable properties, quindi fondamentalmente real estate o altri strumenti finanziari. Ok? Queste sono le tre grosse categorie di reddito. Per questo, sempre per dire velocemente che non tutte le giurisdizioni vanno bene per tutti, bisogna capire che cosa devo detassare e poi vado a scegliere il paese, partendo possibilmente dalla qualità di vita, che è sempre il punto numero uno di riferimento al di là del risparmio fiscale. La prima giurisdizione della quale vorrei parlarti, e che va bene in realtà per tutti, non soltanto per i ricchi, quindi diciamo è la più democratica paradossalmente, è quella di Cipro, che come dire, molto, di cui discuto molto all'interno dei miei video, di cui parlo sempre con i miei clienti, perché è una giurisdizione di common law e come tutte le giurisdizioni di common law ha delle agevolazioni che noi come paesi invece civili, intesi come da codice che basano la propria legislazione su un codice civile, ci sogniamo, ok? Quindi cosiddetti di civil law rispetto a quelli di common law. È molto interessante e soprattutto ricordiamo che Cipro non è un paradiso fiscale, whitelist anche sotto il profilo italiano, ben dal 2010 a partire dall'Unione Europea, e quindi al di là di scandali e reputazioni che possono giornalizzare come messe in discussione dai media, sotto un profilo legale è un paese completamente white. Come si fa a prendere la residenza fiscale a Cipro? Tendenzialmente o permanendo 183 giorni in un anno solare, quindi 1 gennaio 31-12, oppure secondo la regola dei cosiddetti 60 days, la regola dei 60 giorni, quindi devo permanere sull'isola perlomeno per 60 giorni minimo per ciascun anno fiscale, insieme alla determinazione di altri requisiti, come per esempio il mantenimento di un'abitazione all'interno dell'isola per 12 mesi, quindi anche se vado via la mia permanent home deve essere all'interno dell'isola, quindi non posso prendere casa in affitto per 2 mesi e poi catafottermene, per intenderci. E soprattutto l'altro requisito è quello poi di esercitare un business a Cipro, con delle sfumature da analizzare nel case by case, ovviamente. Quali sono i grossi vantaggi di Cipro? I grossi vantaggi di Cipro è un regime su tutti, è quello del cosiddetto special tax regime per gli expatriate individuals, quindi fondamentalmente gli expat che arrivano a Cipro, quali sono le grosse agevolazioni che possono ottenere prendendo questa residenza fiscale, sia quella dei 183 che quella dei 60 giorni? Beh, fondamentalmente come i non-domiciled possono ottenere una esenzione, anzi un'esclusione da tassazione di tutti i passive income, quindi interessi, dividendi, royalty che dovessero essere distribuiti da qualsiasi parte del mondo a Cipro non sarebbero tassati. In più posso ottenere un'esenzione sul mio reddito da lavoro dipendente, perché magari sono amministratore di una società e mi ero con uno stipendio, e posso ottenere su questo stipendio una detassazione del 20%.
5%, ok? Quindi questa è la prima delle giurisdizioni, è vicina, è interessante, si parla inglese, ci sono delle ottime agevolazioni e soprattutto è possibile soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la residenza fiscale. E la seconda delle giurisdizioni di cui voglio parlarti è una giurisdizione di cui si parla poco, ma che può essere interessante per stile di vita e per costo della vita, ed è la Grecia, vicina a noi per cultura evidentemente, ma anche geograficamente, se allunghiamo il braccio al di là dell'Adriatico, dello Ionio, più che altro troviamo le isole del Peloponneso, ok? La Grecia è interessante, come si fa per la residenza fiscale in Grecia o secondo, diciamo, la regola del centro degli interessi vitali, oppure rimanendo in Grecia per oltre 183 giorni. E quali sono le grosse agevolazioni? Faccio tre perché indico il numero tre perché sono tre o perlomeno. Esiste una cosiddetta lump sum taxation per gli high net worth individuals, quindi fondamentalmente è una legge tutto simile alla cosiddetta legge Ronaldo italiana, che prevede la possibilità di versare 100.000 euro l'anno per ottenere poi un'esenzione sui propri redditi di fonte estera, cioè anche se io ho redditi di fonte estera, intesi redditi di fonte di non prodotti in Grecia, per milioni e milioni di euro, io pago soltanto 100.000 euro l'anno e 20, più 20.000 euro per ogni familiare, quindi moglie, figlio, eccetera, eccetera. Quali sono i requisiti per poter ottenere questa esenzione? Fondamentalmente l'investimento in proprietà o comunque immobiliari, ma anche non solo immobiliari, in Grecia di oltre 500.000 euro nell'arco di 3 anni, ma soprattutto la grande agevolazione che poi non ho neanche bisogno di fare una dichiarazione sui miei redditi esteri, quindi le agevolazioni sono molto più grandi del semplicemente versare 100.000 euro all'anno a titolo di imposta. La seconda grande agevolazione che ci dà la Grecia è sui pensionati, ottenendo una tassazione del 7% sulla pensione, insomma, che buttali via. E la terza grande agevolazione invece è per gli executive, cioè fondamentalmente per il personale dipendente di multinazionali o comunque per dirigenti di un certo livello, anche qui esistono dei requisiti definiti dalla legge, possono ottenere una detassazione fino al 50% sul proprio stipendio. La terza giurisdizione interessante è quella della Svizzera, interessante perché evidentemente è un passo dall'Italia, quindi può darci anche la comodità di tornare in Italia ogni qualvolta ci passi per la testa in auto, quindi vabbè, evidentemente soprattutto per come dire, per gli high net worth individual, cioè per chi guadagna qualcosina in Monza e Brianza, che obiettivamente è la parte più ricca d'Italia, dati alla mano, la Svizzera rimane sempre interessante. Per prendere la residenza fiscale in Svizzera in realtà vale o il centro degli interessi vitali, cioè l'intenzione di rimanere, la manifestazione dell'intenzione di rimanere permanente in Svizzera alla luce di una serie di legami, quindi case, familiari, eccetera, eccetera, interessi economici, eccetera, eccetera, oppure banalmente, se considerati fiscalmente residenti in Svizzera, se si esercita un'attività a scopo di lucro all'interno del territorio svizzero per oltre 30 giorni consecutivi, o ancora, se considerati fiscalmente residenti in Svizzera, se non si esercita un'attività a scopo di lucro per 90, ma si risiede comunque in Svizzera per 90 giorni consecutivi all'interno del periodo di imposta. È chiaro che poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, cioè per rimanere 30 giorni è più semplice, per rimanerne 90 in realtà poi già dovrei mettere in moto la necessaria richiesta di visti di permanenza, quindi è un po' più complicato. In ogni caso, qual è la grande agevolazione che dà la Svizzera, soprattutto però questa volta agli high net worth individuals, quindi in questo caso c'è da dire che non è per tutti, come dico sempre, la Svizzera, anche la Svizzera come l'Italia, come la Grecia, ha introdotto una lump sum taxation, cioè ti dà una tassazione, una tantum, che si calcola su una base imponibile tendenzialmente che parte da 400.000 franchi, quindi se guadagni meno di quella cifra non puoi ottenere questa agevolazione, che tendenzialmente dipende, può variare a livello di tassazione, cioè quanto devi versare su questa base imponibile, ma comunque non oltre il 20%, può variare e dipende dal cantone all'interno del quale hai preso la residenza, e si ottiene tramite un ruling preventivo con l'Agenzia delle Entrate, quindi non posso andare ad applicarlo, non è un regime naturale, ma devo chiedere il permesso all'Agenzia delle Entrate. Quanto dura? Tendenzialmente fino poi alla richiesta della cittadinanza svizzera.
Ci sono delle anche sotto il profilo formale, delle agevolazioni in termini di rilazione della dichiarazione, che diventa un attimino più semplice, ok? La quarta giurisdizione di cui parleremo oggi molto velocemente è quella del Regno Unito. Anche qui siamo di nuovo in una giurisdizione di common law, quindi se mi seguite sapete che tendo molto a suggerire le giurisdizioni di common law, anche perché tendenzialmente il 90% dei miei clienti vende in tutto il mondo servizi o prodotti, e quindi fondamentalmente ha bisogno di una giurisdizione di lingua inglese anche per la ricerca di dipendenti, personale da impiegare all'interno delle proprie attività, ok? Quindi l'Inghilterra, al di là della Brexit, al di là delle lungaggini burocratiche che sono intervenute adesso per richiedere il permesso di soggiorno, rimane comunque una giurisdizione valida, soprattutto per i non-domiciled, ok? Perché? Perché noi sappiamo che in Inghilterra, nel Regno Unito, esistono tre regimi. Puoi essere US resident and domiciled, quindi essere fiscalmente residente e avere però anche il domicilio, in quel caso sei tassato su tutti i redditi ovunque nel mondo. Puoi essere un non-UK domiciled, quindi chi si trasferisce per esempio senza l'intenzione di rimanere per sempre nel Regno Unito di solito è considerato non-UK domiciled. Attenzione, anche qui c'è bisogno di una case by case analysis, perché come dire, le implicazioni fiscali di essere o meno considerato non UK domicile sono enormi, e qui deriva infatti il più grande vantaggio, che fondamentalmente è dato dalla remittance basis. Se sono non UK domicile, tutti i miei foreign income, tutti i miei redditi esteri non rimessi all'interno del Regno Unito non sono tassati, quindi questa è la più grande agevolazione di tutti. Di tutte senza dubbio, e poi possono essere addirittura non UK resident. I non UK resident sono tassati fondamentalmente per i redditi prodotti all'interno del Regno Unito. Tendenzialmente, per esempio, penso a chi ha investito in attività immobiliari, real estate all'interno del Regno Unito, e quindi banalmente, tra virgolette, il canone di locazione è tassato all'interno del Regno Unito. L'altro grande vantaggio, per chiudere il regime di vantaggio di cui parliamo oggi, il Regno Unito, quello dei non UK domicile, l'assenza di imposte sulle successioni e sulle donazioni per gli asset che non si trovano nel Regno Unito. Ok, con questo finiamo la carrellata di cui abbiamo parlato oggi. Sono quattro paesi interessantissimi, tutti e quattro vanno, lo ripeto, analizzati sulla base di quello che ti piace nella vita in termini di qualità, dove vuoi vivere, se hai bisogno di un paese più caldo, di un paese più freddo, ti va bene la pioggia del Regno Unito per intenderci, o preferisci le spiagge di Cipro, o preferisci rimanere vicino all'Italia, e quindi chiaramente la Svizzera fa il caso tuo. E soprattutto bisogna capire, lo ripeto per chiudere il video, qual è la tipologia di reddito in ballo. Se è un active income, un passive income o un immovable property da proteggere. Io sono Luca Tagliatela. Se ti è piaciuto il video, allora a questo punto lasciami il like, che mi avrai già elargito generosissimamente. Io ti ringrazio per la visione e ci rivediamo nel prossimo video.